Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, vlog post partita, Parma 1, Milan 3. Oh che bello, Maresca, Maresca, caro Maresca, sei sempre tu. Ti mando un bacio, ti mando un cuoricino come ha fatto Raffaello e ci portiamo a casa 3 punti, perché tu sei uno degli arbitri più inadatti che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Non per l'espulsione di Ibra, anche, per quello che ho visto che ha detto anche, ma non so cosa abbia detto realmente. Ma per tutta la partita, ma che conduzione, quante ammonizioni inutili, che falli al contrario, cioè. E parlo anche da parte invertita, perché c'era un fallo su, che ha fischiato per il Milan su Krunic, che è Krunic da un calcio a Pelé. Un arbitro allucinante. 3-1, vittoria. Che ci dà respiro, vittoria di cuore, vittoria di fame, vittoria da squadra che ha reagito bene alla partita. Naturalmente fuori casa vinciamo sempre, cioè dire che questo, fuori casa vinciamo sempre. Però vittoria veramente con i denti e con le unghie, siamo rimasti in 10 al 60esimo, abbiamo fatto più di mezz'ora in 10, con un Parma che ha fatto il 2-1 subito, dopo che siamo rimasti in 10, quindi partita che si era messa malissimo. Io ho pensato dentro di me, qui lo prendiamo in culo, lo prendiamo in culo, e se oggi non avessi vinto, era praticamente finita, cioè davi una bomba di energia alle altre squadre che giocano domani e tu eri morto. Invece oggi abbiamo vinto, respiriamo un attimo, distanziamo le nostre rivali per la Champions League. E speriamo domani in delle sorprese che possono arrivare sia da Genova, Sampdoria, Napoli, ma anche da Firenze, Fiorentina, Atalanta. Vediamo un attimo. L'importante oggi era fare il nostro dovere. Restiamo comunque, come già detto, la squadra che fuori casa ha vinto più in Europa. Non capisco questa differenza tra fuori casa e casa, non la capirò mai. Ma vinciamo, vinciamo bene. Una partita che proprio era di un totale controllo, di una totale leggerezza e facilità nei primi 60 minuti, prima che Ibra fosse buttato fuori dal grande protagonista Maresca. Era una partita facile, 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 amministrata bene dal Milan, 2 gol nel primo tempo facili, ma anche sul 2-0 nel secondo tempo zero sofferenza. Purtroppo la partita cambia con quell'espulsione, cambia tutto, cambia la testa dei giocatori, cambia che sei 10 contro 11, loro prendono coraggio perché segnano subito dopo. E quindi che dire, la partita è andata così, siamo rimasti bene in partita, concentrati, e alla fine l'abbiamo chiusa con Raffaello che fa il cuore alla telecamera, Raffaello che entra negli ultimi minuti e fa gol con un coast-to-coast di Dalot impressionante. Giustamente è rientrato anche lui dopo, quindi ne aveva di più degli altri. E niente, sono davvero davvero contento anche di tornare a fare vlog dopo 2 anni. Oggi lo volevo fare, avevo voglia. È finita la partita, ho detto, devo fare un vlog post-partita per i miei ragazzi che mi seguono su YouTube. Ed eccomi qui. Ed eccomi qui ragazzi, ed eccomi qui, che dire. Bene, bene, sono davvero contento. Quelli del Parma odiosi, odiosi soprattutto fuori dal campo, in campo no, fuori dal campo odiosi. A fischiare, sentivo fischiare, sembrava ci fosse il pubblico. Fischi, schiamazzi, davvero una cacciara incredibile. Tanto che uno calmo come Paolino Capitano Maldini si è infuriato a fine partita, era furioso con qualcuno in tribuna, non so. Era davvero fastidiosi durante la partita, una roba allucinante. Che dire però, che dire, vittoria davvero, davvero importante che ci fa respirare. Pochi giocatori hanno giocato male oggi, non mi ha fatto impazzire Bennacer. Ibra comunque nonostante abbia sbagliato qualcosa e nonostante io non sia d'accordo con l'idea che debba venire a giocare a centrocampo, cosa che lui non deve fare perché lui deve rimanere in area, deve essere devastante in area come fa per esempio Lukaku con l'Inter, comunque ha fatto un assist importante, una bella azione sul secondo gol di Kessié. La difesa mi è piaciuta tutta in blocco. Teo un pochino sottotono ancora, ma sta crescendo rispetto alle ultime prestazioni. Kalulu mi piace sempre Kalulu, anche se è un po' sbavato delle volte, ha delle sbavature un po' impreciso, ma comunque si vede che ha gamba, ha dinamismo, ha velocità, è un giocatore importante. Preso poi a quella cifra è davvero un buon acquisto. Due centrali monumentali come sempre. Il gol purtroppo viene da una palla mezza e mezza con Pelé e Cornelius che ci hanno impensierito davvero nel secondo tempo. Due giocatori molto fisici, molto alti. A palle alte, quindi soffrivamo. Una palla mezza mezza che è rimasta lì, Gigi non è riuscito a scacciarla. Esce un po' a vuoto su quel gol. Difesa perfetta. Tomori, ragazzi, Tomori. Mamma Tomori, se non riscattiamo Tomori, mamma mia, veramente non azzardo dire che forse ha impatto come giocatore, come impatto che ha avuto in Serie A, uno dei centrali più forti dall'era di Thiago Silva che vedo. E non è che esagero, come impatto proprio in Serie A. Viene dalla Premier League, è arrivato in Serie A a dominare. Risulta già uno dei difensori più forti della Serie A nella top 5 dopo 7 partite che gioca in Serie A. E dopo che arriva dalla Premier League, che è proprio tutto un altro campionato, altra mentalità, altra intensità. Assolutamente devastante. Gigio,
fondamentale su due parate allucinanti. Non voglio parlare poi del fattore di contratto, eccetera, eccetera, che è in scadenza, rinnovo, eccetera, eccetera, perché non voglio subentrare in questo, ci servirebbe un altro video intero. E poi Gigio, in questo momento mi sta facendo un po' girare le palle, ecco, sotto quel punto di vista, quindi lasciamolo lì. Quell'argomento lasciamolo lì per il bene di Gigio anche. Non voglio dire brutte parole in questo video. Attacco bene. Rebic si è visto subito nei primi 5 minuti che era cattivo, aggressivo. L'ho visto cattivo. Quando Rebic entra così, fa bene, fidatevi. Un assist, un gol lo porta sempre a casa. Quando entra così cattivo, l'ho visto subito. È il tipico slavo che fa così. Se parte così, va bene. Se non parte così, non va assolutamente bene. Gioca in 10. È questo il Rebic. Ecco, lo conosciamo. Ciala sta crescendo. Ha fatto una prestazione da 6. Nulla di che, però. Abbastanza preciso con il suo compitino, nulla di eccezionale. Salamaker sempre molto molto preciso. A me piace molto come esterno. Non, ripeto, non avevo fatto il video contro la Samp, ma con la Samp abbiamo perso anche tanto per colpa di Pioli. Perché Salamakers terzino per far giocare Castillo avanti è una di quelle cazzate che non puoi permetterti. E oggi l'hai dimostrato. Hai messo un terzino di ruolo come Kalulu, giusto, e Salamakers davanti. Lì davanti è perfetto Salamakers. Non sarà quell'uomo devastante che gli salta l'uomo, quello che ti fa fare il salto di qualità, come Chiesa, per esempio. Però è un giocatore che sbaglia poco, è molto rapido, è sempre in posizione. Posizionamento eccellente di Sala. Bravo Salamella, bravo, bravo. Leao poi è entrato alla fine, ha fatto solo il gollettino. Tranquillo. Situazione complicata dove entrare, ci sta. Ci sta. Che sì. Sei magnifico, io ti amo, presidente, io ti amo, ti prego, sposami, ingravidami, sei allucinante. Altra partita da 7, di che sì. Oltre al gol, sostanza, qualità, un giocatore totale. Come disse Cassano nella Babo TV, questo è un centrocampista che, con la crescita che ha avuto e con il rendimento che sta avendo, potrebbe giocare ovunque in Europa, ovunque. E niente, ragazzi, contento, vittoria importante. Ora ci prepariamo alla prossima partita senza Zlatan. Speriamo, sicuramente gli daranno 2 giornate. Speriamo che, come abbiamo fatto con Rebic con il ricorso, gliele riducano a uno. Almeno col Sassuolo di averlo. Perché adesso abbiamo Genoa, Sassuolo e Lazio. Quindi, sicuramente 3 partite importanti dove ci giochiamo molto di questo fine di campionato. Dove dobbiamo assolutamente arrivare in Champions. Dobbiamo crederci, dobbiamo fare l'ultimo sforzo. Questo rush finale, vi prego, ragazzi, vi prego. Non buttiamo tutto al cesso. Una stagione che sta andando benissimo. Per quello che pensavamo a inizio stagione, stiamo andando molto bene. E niente, vi saluto. Spero che vi abbia fatto piacere rivedermi dopo tanto tempo in un vlog post partita, però. Sempre forza Milan nel bene o nel male. Ripeto, speriamo in qualche sorpresa domani a Firenze o a Genova, vi prego. Ranieri, che hai rotto i coglioni a noi, rompi i coglioni anche al Napoli, per favore. Così li distanziamo per bene. Respiriamo e dormiamo sereni questa notte, va bene? Ah, scusate per il cappellino, ma non vi faccio vedere che capelli ho. Lasciamo perdere, meno male che si torna in zona arancione, ora me li taglierò, ve lo prometto. Sempre forza Milan, ciao ragazzi.